Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. L'altro è un aiuto contro me stesso. Non sono io a pensarlo, è la Bibbia. Ma partiamo per gradi. A differenza di quello che solitamente pensiamo, il capitolo secondo del libro della Genesi non parla della creazione del maschio e poi della creazione della donna. In Genesi 2 si parla della creazione dell'umano. La parola ebraica Ha-Adam deriva infatti da Adama, la terra, per cui Adamo significa letteralmente il terrestre, colui che è tratto dalla terra. Non si parla quindi ancora del signor Adamo, questo avviene solo in Genesi 4. Ora, questo umano, che non è ancora né maschio né femmina, è posto di fronte alla creazione e di fronte agli animali, perché non è bene che sia solo. Il creatore nota però che qualcosa non va lo stesso. Nessuna di queste creature era per l'umano un aiuto che gli corrispondesse. Le due parole ebraiche usate, Aeser Kenegdo, possono essere tradotte così: un aiuto di fronte a lui o anche un aiuto contro se stesso. Se volessimo interpretare l'intento di questo testo, potremmo dire che Dio crea per l'umano l'alterità per essere un aiuto contro di sé, contro il proprio egoismo e narcisismo, un antidoto contro la sua autoreferenzialità. È un po' come per quelle famiglie che fanno il secondo figlio per salvare il primo figlio dal diventare un superego ambulante, in una parola, un Caino. L'altro mi è posto dinanzi per non farmi affogare nel mio ego, per aiutarmi a vivere l'esodo dell'amore. L'incontro autentico di amore, come scrive Mark Hederman, è l'unica forza sufficientemente impetuosa da obbligarci a lasciare il confortevole rifugio del nostro individualismo ben difeso, a uscire dal guscio inespugnabile della nostra autosufficienza e farci uscire carponi, a volto scoperto, verso la zona del pericolo, il crogiuolo dell'individualità si purifica e diventa persona. Un altro particolare simpatico di Genesi 2 è che è la prima volta che si riporta una parola dell'umano. Avviene quando l'uomo incontra la donna. Prima ha parlato nominando le cose, ma le parole non sono riportate. Quando l'uomo incontra la donna, dice la sua prima parola con un impeto di esultazione e di esaltazione. Considereremo queste parole nella prossima puntata, ma qui osserviamo che nell'incontro vi è una sovrabbondanza che fa addirittura aprire bocca pure al maschio e lo trasforma in poeta. Il testo sembra mostrare come l'incontro con l'altro sciolga il cuore e la lingua. L'altro è l'inatteso che colma le attese del cuore. La felicità si insinua nella vita a ritmo di sorpresa, attraverso porte che apriamo forse involontariamente, ma provvidenzialmente. L'incontro è pieno di promesse. Richiede però un serio lavoro sulle premesse, perché l'amore di coppia non è una corsa sprint di 100 metri, ma è una maratona lunga tutta la vita.